Cassonetti dei rifiuti in fiamme nella notte a Fano è il settimo episodio. In soli 3 mesi si segue la pista del dolo. Sfugge alla vista del papà e scattano le ricerche. Grande spavento nel centro storico di Fano per una bimba di 5 anni ritrovata poco dopo a Borgo Cavour. Arzilla, il sindaco di Fano, annuncia un'indagine sull'inquinamento delle acque. Entro lunedì scriverà ai colleghi dei comuni interessati, mentre ASET precisa la vasca funziona ed evita il peggio. Il problema viene da monte. Celebrato a Pesaro il 76esimo anniversario della liberazione dall'esercito tedesco, non è riuscita ad essere presente la senatrice a vita Liliana Segre. Vigili del fuoco, cambio al vertice del comando di Pesaro Urbino, Leonardo Rampino subentra a Lorenzo Elia. A Fano arriva la Memo Bike, ecco la biblioteca in bicicletta che da mercoledì porterà libri e servizi nei quartieri della città. Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il telegiornale con l'incendio dei cassonetti in 2 diverse isole ecologiche di Fano. ASET S.p.A. sta lavorando alle indagini con i carabinieri per individuare i responsabili, visto che si pensa ad un gesto doloso. Intanto il direttore Marco Romei lancia un appello ai cittadini. È ancora caccia al piromane dei rifiuti che da diverso tempo ha preso di mira i cassonetti della città. Lo scorso anno gli episodi si erano concentrati sul lungomare, al Lido e alla Sassonia. Da giugno ad oggi invece sono stati registrati quasi tutti nel quartiere di San Lazzaro a Fano e hanno riguardato i contenitori della carta. La notte scorsa, poco prima dell'1, i vigili del fuoco sono intervenuti sia in via De Gabrielli che in via del Ponte. 2 incendi, si presume appiccati da qualcuno e a distanza di pochissimo tempo. Questa volta però è toccato anche ad un cassonetto della plastica, come testimonia il video inviato da un nostro reporter di strada. È pericoloso perché può fare la sfiammata, queste robe così, Questa mattina sono stati rimossi e portati nei capannoni di ASET in via Mattei. Non è semplice però risalire al responsabile soltanto attraverso gli impianti di videosorveglianza installati in diverse isole ecologiche, perché queste per legge devono essere ben segnalate e dunque sono visibili. Chi vuole compiere atti vandalici sta ben attento ad entrare in azione in quelle zone sprovviste di telecamere. Registriamo una frequenza piuttosto preoccupante di incendi dolosi dei nostri cassonetti della carta. Quest'anno, tra giugno e inizio di settembre, abbiamo avuto 7 casi rispetto al 2020, in cui in tutto l'anno abbiamo avuto solo 2 casi, quindi evidentemente c'è una recrudescenza di comportamenti veramente da combattere. E in che modo è possibile farlo? Ma noi chiaramente abbiamo già fatto denuncia presso le forze dell'ordine, quindi stiamo collaborando con i carabinieri per cercare di individuare la persona o le persone che stanno facendo queste cose in giro per la città. Chiediamo chiaramente la collaborazione di tutti nel caso qualcuno riesca a intravedere comportamenti anomali e ci dia una mano e segnali le cose alle forze dell'ordine. Oltre al cassonetto vanno in fumo anche circa 800 euro per ricomprarlo nuovo. A questa cifra vanno aggiunte le spese per lo smaltimento e la ripulitura. Il totale sale così a 2.000 euro. Non si tratta di danni enormi, però secondo noi la situazione è anche di pericolo, perché stanno incendiando cassonetti in zone urbanizzate, vicino a macchine parcheggiate, abitazioni, civili abitazioni, quindi oltre a un danno economico che riguarda chiaramente la sostituzione del cassonetto, le attività, la produzione di rifiuti speciali da smaltire, c'è anche la preoccupazione per un ripetersi di eventi pericolosi. Un pauroso incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 14 sulla strada statale 76 a Iesi, in provincia di Ancona. Per motivi ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale si sono scontrati un furgone e un camion che a causa dell'impatto si è ribaltato lungo la scarpata. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i 2 mezzi coinvolti e il 118 che ha trasportato all'ospedale di Torrette il 30enne alla guida del furgone. Non sarebbe in gravi condizioni.
Invece a Serravalle del Chienti, in provincia di Macerata, si è verificato un incidente all'interno della galleria Bavareto. Secondo una prima ricostruzione, un'auto avrebbe tamponato un camion per poi finire contro il muro della galleria. I pompieri di Camerino insieme ai sanitari hanno estratto due persone dall'auto. Si tratta di un cinquantenne trasportato in eliambulanza al Torrente di Ancona e di una bambina di 8 anni portata in ospedale a bordo di un'ambulanza. Sfugge alla vista del papà e scattano le ricerche. È successo questa mattina intorno a mezzogiorno nel centro storico di Fano. Protagonisti una bimba di 5 anni e suo padre, che si trovavano in città, ognuno in sella una bicicletta. A un certo punto però l'uomo non l'ha più vista e dopo le prime ricerche sono state allertate le forze dell'ordine. Sono intervenute 2 pattuglie, dei carabinieri e altrettante dei vigili urbani. Poco dopo il loro arrivo, circa 10 minuti, la bambina è stata ritrovata in via Cavour. Ad aiutarla e a contattare i militari è stato il tabaccaio di fronte alla farmacia Vannucci. Dunque una vicenda che si è conclusa per fortuna solo con un grande spavento. E torniamo a parlare dell'inquinamento delle acque antistanti la foce dell'Arzilla a Fano, perché oggi il sindaco Massimo Seri ha annunciato l'avvio di un'indagine con il coinvolgimento di tutti i sindaci interessati per individuare il responsabile. È inaccettabile che ancora oggi, dopo la creazione di un depuratore, dopo interventi che sono stati fatti, c'è ancora chi scarica abusivamente sull'Arzilla. Qui si crea un danno ambientale, un danno economico e chi si rende responsabile ne risponderà. Vuole scoprire la causa ai trasgressori, sindaco di Fano Massimo Seri, che questa mattina è intervenuto sull'inquinamento del mare davanti al litorale Arzilla, che provoca anche problemi alla balneabilità. D'altra parte ASET ha precisato che la vasca inaugurata lo scorso giugno ha funzionato a dovere e non solo. Lo si legge in una nota, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. La società di servizi ricorda che l'impianto non è stato progettato per depurare le acque del torrente, ma per raccogliere l'acqua proveniente dalla rete fognaria del quartiere Gimarra e di via del Moletto per poi convogliarla verso il depuratore. Ricordiamo che la classe di quell'area era di classe 4 e questo significa che quando si è di quella classe c'è il rischio che possono essere revocate anche le concessioni. Con l'intervento, grazie all'intervento di Pesaro su nostra sollecitazione, si è scesi a classe 2 con il nuovo depuratore. Con la vasca di prima pioggia, che è un ulteriore passo in avanti, si può scendere a classe 1 e questo ci può portare a recuperare anche la bandiera blu. È chiaro che le cose non sono sufficienti, però vorrei anche dire, se non ci fosse stata la vasca dell'Arzilla nuova, l'acqua che sarebbe arrivata sarebbe stata ancora di più, che sarebbe aggiunta a quella del flusso normale. Da dove deriva allora tutto l'inquinamento? Secondo ASET da Monte, innanzitutto, hanno precisato, bisogna considerare l'eccezionalità delle recenti precipitazioni. I 75 mm di pioggia caduti in circa 2 ore certificano un'intensità fuori dalla media. Però non si può ignorare come la foce del torrente defluisca tutto ciò che l'onda di piena raccoglie lungo l'alveo del fiume e si tratta di un corso d'acqua in stato ecologico scarso e in condizioni non buone dal punto di vista chimico. Lo dimostra il report triennale di ARPAM sulla base dell'analisi effettuata a Santa Maria dell'Arzilla nel comune di Pesaro. Queste ultime hanno permesso di rilevare un'alta concentrazione di Escherichia coli. Però c'è un tema. Quella situazione che si è creata con gli elementi che abbiamo visto non sono tollerabili e non vanno bene. Quindi adesso facciamo un'indagine vera per capire da dove arrivino quegli elementi. E con tolleranza zero nel vero senso della parola faremo un'indagine, intanto ho chiesto ad ASET una relazione per capire realmente quelle che sono le cause, poi faremo un'analisi sul nostro territorio comunale e ovviamente non sarà sufficiente perché noi sappiamo che ci sono degli scarichi abusivi anche fuori comune, quindi scriverò, se non domani, lunedì, entro lunedì, ai colleghi sindaci interessati di collaborare insieme a noi e di fare lo stesso delle indagini. Poi avremo tolleranza zero. Prevenire è meglio che intervenire, ha proseguito il sindaco, che ha lanciato un appello alla cittadinanza. Allora, chi è consapevole e sa di avere uno scarico abusivo, sia di abitazione privata o di attività, io suggerisco di intervenire prima che lo scopriamo noi, perché se quando avverrà questo interverremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione, citando anche per i danni che si sono creati. Non sono più tollerabili determinate situazioni, specialmente dopo investimenti fatti dalla collettività come quelli a cui ho fatto riferimento.
Salgono 224 i positivi al Covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata. La provincia più colpita è quella di Macerata con 58 casi, seguita da Pesaro Urbino con 52. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi e resta invariato il totale dei ricoveri. Cambio al vertice dei Vigili del Fuoco di Pesaro e Urbino. Leonardo Rampino è il nuovo comandante. Dopo circa 2 anni, Lorenzo Elia lascia la guida del comando e andrà a ricoprire un prestigioso incarico a Roma, nel Centro Operativo Nazionale. Invece il suo successore, fino ad oggi, ha ricoperto l'incarico di dirigente dell'Ufficio per il Soccorso Pubblico, Colonna Mobile Regionale, il servizio AIB e per la prevenzione e la sicurezza tecnica nella Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia. Questa mattina si è svolta la cerimonia del passaggio di consegne. E sempre a Pesaro è stato celebrato il 76esimo anniversario della liberazione dall'esercito tedesco. Era attesa anche la senatrice a vita Liliana Segre, ma non è riuscita a partecipare alla cerimonia. Filippo Pucci. '77 anni fa la città di Pesaro veniva liberata dall'esercito tedesco. In occasione dell'anniversario, oggi pomeriggio, si sono svolte le celebrazioni. Era stata annunciata anche la presenza di Liliana Segre, ma la senatrice a vita non è riuscita a partecipare all'evento. Il corteo è partito dal Monumento della Resistenza per poi spostarsi alla chiesa di Sant'Ubaldo, dove è stata deposta una corona d'alloro. Successivamente è stata la volta di Piazzale Collenuccio, dove si è svolto anche un momento di preghiera in memoria dei caduti. Presenti alla cerimonia le associazioni combattentistiche ed Arma, oltre all'ANPI. Le celebrazioni si sono concluse con il discorso del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Bellissima storia della nostra città, ci deve in qualche modo far capire che anche oggi, se non ci sono popolazioni che hanno la consapevolezza di resistere, non si riesce ad ottenere la libertà. L'abbiamo visto in Afghanistan, nonostante le forze alleate, se non c'è una consapevolezza forte nella popolazione a resistere, poi democrazia e diritti non si affermano. Così come abbiamo visto che il tema dell'accoglienza è altro modo un tema di grande attualità, così come nel nostro territorio i cittadini delle aree interne hanno accolto le persone sfollate dalla costa, da Pesaro in particolar modo, noi oggi abbiamo un dovere nei confronti di quelle popolazioni che scappano da soprusi, da guerra e da prevaricazioni. E dall'altra, queste migliaia di persone hanno perso la vita per la libertà e la democrazia. Sentire oggi invocare la dittatura sanitaria significa non conoscere la storia, ed un vero e proprio insulto nei confronti di coloro che si sono battuti davvero per far cadere la dittatura nel nostro paese. Non solo perché le regole che ci siamo dati in questo anno e mezzo di pandemia sono regole decise dalla democrazia, dalle istituzioni democratiche, ma perché paragonare ciò che è successo durante il nazismo e il fascismo all'esigenza oggi di liberare gli italiani e il mondo da questo terribile virus è davvero agghiacciante ed è appunto un insulto nei confronti di coloro che davvero si sono battuti per la libertà. Non sono previsti altri profughi afghani nelle Marche da ospitare al Covid Hotel di Gabicemare. Gli annunciati nuovi 20 per oggi da parte del Ministero della Difesa hanno trovato sistemazione in strutture nazionali. Invece coloro che sono stati ospitati verranno vaccinati e trasferiti in altre strutture individuate dalle prefetture di Ancona e di Pesaro Urbino. Il trasferimento, ha fatto sapere l'assessore Stefano Guzzi, sarà effettuato dalla Protezione Civile regionale. E per l'inizio dell'anno scolastico saranno ultimati i lavori della provincia di Pesaro Urbino a Palazzo Petrucci di Fano, sede dell'Istituto Olivetti, dove si trasferiranno anche gli studenti del Battisti, facenti sempre parte del Polo 3. Nell'attuale sede del Battisti, in viale 12 settembre, andranno invece gli studenti del Nolfi ex Carducci, risolvendo così il problema degli spazi dopo che il loro istituto era stato dichiarato inagibile nel 2019 con tutti i disagi causati dalla ripartizione in più sedi. La conferma è arrivata oggi dalla dirigente del servizio di edilizia scolastica della provincia, Maurizio Bartoli. Cambiamo argomento, a Fano è arrivata la Memo Bike, una biblioteca in bicicletta che porterà libri e servizi nei vari quartieri della città.
È arrivato in piazza 20 settembre in sella la nuova Memo Bike, il sindaco di Fano Massimo Seri, che questa mattina ha presentato la biblioteca in bicicletta insieme a tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa. Ed eccolo qua, il mezzo che da mercoledì 8 settembre girerà per i quartieri cittadini raggiungendo i lettori in modo responsabile e sostenibile per l'ambiente. Ancora una volta Fano si conferma ad altissimi livelli per quello che riguarda il sistema bibliotecario. Ci confrontiamo con le grandi città italiane, ma anche con le grandi città europee. Abbiamo un sistema molto ben organizzato con servizi importanti e oggi dimostriamo ancora una volta di seguire questo passo con questa innovazione. Ci si sposta, non si aspetta soltanto che la gente venga in biblioteca, ma è la biblioteca che va in mezzo alla gente, nei quartieri. È un progetto che sentiamo nostro. Quando la gente lo sente proprio, è di tutti e tutti partecipiamo perché funzioni bene. Costata 5.000 euro più IVA, la Memo Bike ha una capacità di circa 300 volumi e anche grazie a un PC e al Wi-Fi fornirà le prime informazioni, prestiti, letture e iscrizione ai servizi bibliotecari. Con la Memo Bike la lettura esce dai confini delle biblioteche e attraversa la città facendo tappa in tanti quartieri. Questo grazie all'investimento del progetto Wonder, ma anche grazie a tante associazioni e volontari che nelle prossime giorni, nelle prossime settimane porteranno la Memo Bike appunto in giro per la città, promuovendo la lettura. E sono quattro al momento gli appuntamenti in programma che si snoderanno a Bellocchi, Sant'Orso, Poderino e Centinarola. Inoltre, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la Memo Bike rimarrà nel centro storico di Fano. In particolare, domenica 19 dalle 10 a mezzogiorno farà tappa in piazza 20 settembre. L'obiettivo del Comune è quello di rendere permanente il servizio meteo permettendo. È un progetto pilota che prevede, oltre alla Memo Bike che abbiamo presentato oggi, anche un'altra serie di servizi per la cittadinanza e per i turisti. Uno di questi è la costituzione di una rete di operatori economici del settore turistico, quindi ristoratori, stabilimenti balneari e hotel, a cui daremo degli elementi identificativi e la possibilità di avere una certa visibilità su scala nazionale e internazionale, e la creazione a livello locale nella città di un itinerario di visita pubblico, quindi con dei luoghi narrativi, dei siti da visitare proprio per il target prescelto, quindi per i bambini. Ultimo appuntamento per la rassegna dialettale Il Teatro Sotto le Stelle. Domani all'Arena BCC ai Tre Ponti di Fano va in scena la compagnia Artacan. L'intervista di Maria Elena Del Bianco. Il grande Schiaparotti non avrebbe mai cantato sulla scala senza la donna Malin. Adesso veda, cantava anche a Lia, no? No, qui c'entra, però mentre gli cantava Lia l'ardeva d'urla, l'ardeva, no? Allora... Il 3 settembre andrà in scena la compagnia teatrale Artacan. Ma qual è il titolo della vostra commedia e di che cosa parla soprattutto? Allora, il titolo della commedia è tutto un magna magna. E praticamente abbiamo un sindaco che è molto ambizioso e quindi dei poveri vecchietti, per soddisfare queste sue ambizioni, dovranno andare di nuovo a scuola. E però noi sappiamo benissimo che non tutte le ciambelle riescono col buco, quindi a un certo punto ci sarà un qualcosa che andrà storto e quindi vedremo come va a finire. Non ve lo dico il finale perché altrimenti poi non la venite a vedere. Assolutamente no, facciamo fare un saluto anche agli altri componenti. Siete pronti per questa estate a ritornare sul palco e a riaccendere insomma la voglia di sorridere un po' a tutti quanti? Certo che sì, e anche perché dopo un anno di fermo, cioè sì, obiettivamente proprio sì. L'emozione più grande quest'anno quale sarà? L'emozione dall'inizio alla fine, un'emozione continua, soprattutto per noi che siamo, non siamo così esperti, siamo novizi, lo facciamo giusto per divertirci, per cui l'emozione è fondamentale, deve esserci dall'inizio alla fine, e così è. Dalla redazione, dalla scrittura, è un'emozione continua, è quello il bello. Lavoriamo insieme, quindi diciamo che la commedia è di tutti, non è di uno. Partiamo da un canovaccio, poi da lì andiamo avanti, sviluppiamo, esatto. Diciamo. Luca porta via la Mondessa, c'è beda più del dovuto. Da avere? Via! Sei convinta chi metti corne! Oh, signor. Capirei, è spiga in gravella anche lui.
E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Giannino Cancellieri e Anna Elisa Patrignani, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio, nozze di diamante per questa coppia di Sterpeti di Montefelcino, alla quale vanno gli auguri da parte dei familiari e ovviamente di tutto lo staff di Fano TV. E questa edizione di Occhio alla Notizia termina qua. Grazie per aver scelto il nostro canale di informazione. Buona serata.